Signore e signori, buonasera, buongiorno, bentornati in questo nuovissimo video di Roller Coin, che sarà l'inizio di una piccola serie dove andremo insieme a vedere tutti i giochi sul sito, come pagano, come funzionano, quali sono i migliori giochi da giocare, tutte le ricompense, piccole tattiche, strategie e dettagli di essi. Prima di iniziare però, come sempre, volevo ricordarvi che in descrizione trovate tutti i miei link social, oltre ad un link per iscrivervi a Roller Coin ed ottenere 1000 satoshi di benvenuto, oltre ad aiutarmi moltissimo con il canale. E per l'appunto gli altri miei social come Instagram, Discord, Twitch e tutto quello che volete e potete immaginare. E fatta questa premessa, quindi iniziamo a partire col dire cosa sono i minigiochi su Roller Coin. Come vi ho già detto in passato e come sicuramente ricorderete, i minigiochi sono il principale metodo per fare energia ed ottenere energia per i nuovi giocatori, dal momento che essi vi daranno energia per minare le vostre criptovalute semplicemente completandoli, quindi senza bisogno di avere miner nelle vostre stanze o elettricità e tutte le altre cose che hanno i giocatori un po' più avanzati. Ed inoltre, una volta che li completerete, potrete ottenere dei bonus aggiuntivi oltre all'energia che questi vi offriranno, cioè, come possiamo vedere in questa tabella qua in alto, doppio quantitativo dell'energia ottenuto, doppia durata dell'energia che otterrete, degli RLT, dell'energia temporanea, dei miner roller arc S1 oppure delle batterie. Tutti questi bonus vi possono essere tranquillamente assegnati gratuitamente in maniera casuale ogni volta che completerete uno dei minigiochi. Come possiamo vedere però nella schermata dei minigiochi, c'è un'altra importante informazione da tenere a mente e notare quando procederemo a completare e giocare minigiochi, cioè il livello del nostro PC, che vedete sempre qua in alto a sinistra. I livelli o i diversi tipi di computer presenti sul sito, che vedete adesso a schermo, sono 4 e si dividono in computer livello 1, livello 2, livello 3 e livello 4. Ovviamente. Per potenziare il livello del vostro computer vi basterà semplicemente vincere un quantitativo di giochi. Ogni giocatore ed ogni persona inizierà sempre dal computer di livello 1, che mantiene l'energia ottenuta dai vostri minigiochi per un giorno, ma potrà potenziarlo al computer di livello 2 dopo aver vinto 10 giochi. Questo computer manterrà la vostra energia invece per la bellezza di 3 giorni ed esso potrà essere potenziato dopo aver vinto altri 30 giochi, quindi 40 minigiochi in totale, al computer di livello 3, che manterrà la vostra energia per 5 giorni, che potrà a sua volta essere potenziato al computer di livello massimo, che è quello di livello 4, che manterrà la vostra energia per 7 giorni, dopo aver vinto altri 60 minigiochi, o 100 in totale. Inoltre, per mantenere il livello superiore al livello 1 del vostro computer, vi servirà completare o vincere almeno un minigioco entro 24 ore dall'ultimo gioco completato. Altrimenti il vostro computer sarà automaticamente resettato di nuovo a livello 1. E questi sono i vari livelli di computer e come essi funzionano. Parlando invece dei giochi effettivi che sono presenti sul sito, essi sono momentaneamente 12, come li possiamo vedere, e sono CoinClick, Token Blaster, Flappy Rocket, Cryptonoid, CoinMatch, CryptoHamster, 2048 Coins, CoinFlip, Dr. Hamster, Token Surfer, LamboRider e Hamster Climber. È importante sapere che ogni giorno della settimana due a caso di questi giochi saranno assegnati alle vostre quest giornaliere per essere vinti e ottenere RST, semplicemente completando o vincendo 10 di questi giochi, e che ognuno di essi ha difficoltà diverse, cioè alcuni giochi sono più semplici e veloci e altri più complicati e difficili, e che ovviamente oltre a queste difficoltà diverse avranno anche ricompense in energia, che sono equivalenti ai punti ottenuti dalle vostre partite, che variano a seconda, ovviamente, della difficoltà e lunghezza del gioco. Un'altra cosa molto importante da sapere di ogni minigioco è che questo ha due barre di progressione differenti. Prendendo come esempio Flappy Rocket, abbiamo una barra per la sua difficoltà ed una barra per il nostro livello in quella difficoltà. Per aumentare di difficoltà bisogna completare 3 volte il minigioco alla difficoltà precedente, quindi sì, il livello 1, 2 e 3, e una volta completato il terzo livello la nostra difficoltà scalerà di 1, quindi andrà per esempio a difficoltà 2, e il livello si resetterà a livello 1. Importante da notare il meccanismo di degrado dei nostri minigiochi, cioè ogni 12 ore qualsiasi partita che avremo completato sarà dimenticata dai server e eliminata dal nostro conteggio totale,
di partite vinte a quel minigioco. Per esempio, se io adesso completassi una singola partita di Flappy Rocket, tra 12 ore, invece che livello 2, tornerei al livello 1, sempre della difficoltà 1. Se invece completassi una partita adesso e una tra un'ora, tra 12 ore, invece che dal livello 3, sarei al livello 2 e tra 13 ore, quindi 12 ore dopo la partita che ho completato tra un'ora, ritornerei al livello 1 della stessa difficoltà invece che al livello 2. Questa funzionalità è estremamente importante per chi completa la mid-season con i minigiochi, dal momento che potete rimanere al livello 3 di una qualsiasi difficoltà giocando ogni 12 ore, e quindi guadagnare subito i punti esperienza per l'aumento di difficoltà con ogni partita completata invece che ogni 3. Concetto che ho già spiegato molte volte, ma che continuo a ribadire perché è estremamente importante per i free to play che non completano le mid season con le casse o spendendo RLT. I quantitativi invece di punti corrispondenti all'energia che vi assegnerà ogni minigioco ad ogni difficoltà andremo a vedere più nello specifico nei singoli video dedicati ad ogni gioco. Ora, molto semplicemente a grandi linee, sappiate che CoinClick parte da 400 punti a difficoltà 1 e arriva a 560 punti a difficoltà 10. Token Blaster inizia da 2184 punti per il livello 1, difficoltà 1, e arriva a 4680 punti per difficoltà 10. Flappy Rocket inizia da 792 punti a difficoltà 1 e arriva a 1400 punti per la difficoltà 10. Kryptonoid inizia da 2256 punti e arriva a 3904. Coinmatch inizia da 720 e arriva a 1042. Crypto Hamster inizia da 2030 e arriva a 3384. 2048 inizia da 336 e arriva a 525. Coinflip inizia da 384 e arriva a 670. Dottor Hamster inizia da 1004 ed arriva a 1622. Token Surfer inizia da 1176 e arriva a 2058. Lambo Rider inizia da 2176 e arriva a 3520. Anche se ora è in corso un evento che raddoppia questi punteggi e energia. Ed infine Hamster Climber inizia da 850 punti e arriva a 2000. Già da questi valori e punteggi possiamo subito capire che alcuni giochi sono decisamente più convenienti da giocare rispetto ad altri. Per esempio, a mio modesto parere, ritengo che 2048, CoinClick e CoinFlip siano dei giochi orribili da completare, dal momento che danno pochissimi punti e richiedono molto tempo o animazioni. Invece ritengo che minigiochi come CoinMatch, Crypto Hamster, il nuovo aggiunto Hamster Climber e Flappy Rocket abbiano un ottimo quantitativo di punti assegnati in base alla loro lunghezza e difficoltà. Molte volte in CoinMatch basta fare una o due mosse per i livelli più bassi e si completa direttamente il minigioco, invece Crypto Hamster è molto facile e anche tra virgolette divertente e dà una quantità molto elevata di punti e così via. Quindi per chi completasse ogni giorno le missioni giornaliere per ottenere i suoi RST aggiuntivi, vi consiglio di completare i due minigiochi assegnati dalle missioni più tra quelli che non sono stati selezionati, o CoinMatch, Crypto Hamster, Flappy Rocket e Hamster Climber, in modo da avere i vostri 40 completamenti al giorno e ottenere tutti gli RST possibili. Invece per i giocatori all'inizio che puntano a completare i minigiochi per aumentare la loro energia e minare più cripto, vi consiglio di concentrarvi su 4-5 minigiochi indipendentemente dalle missioni giornaliere. Ovviamente vi consiglio di completarle, però nel caso vi interessi solo portare dei minigiochi a difficoltà massima per avere più energia possibile, le stesse scelte rimangono a mio parere le migliori da fare. Ci potete anche aggiungere o fare Lambo Rider in questo periodo finché l'evento dei doppi punti rimane attivo, dal momento che 4000 punti a livello 1 sono comunque tantissimi. E queste sono tutte le informazioni e dettagli da sapere in generale sui minigiochi. È l'inizio di questa miniserie dove negli episodi successivi vi parlerò in dettaglio di ognuno di questi minigiochi, strategie, tattiche, dettagli, punti complessivi per ogni difficoltà e come completarli al meglio nel caso li giochiate per missioni o piacere personale. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare un like al video, un commento con domande, curiosità, opinioni, qualsiasi cosa vogliate. Vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro un fantastico resto della vostra giornata, vi do un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!